È tornato il vero Milan. 2-0 Inter agganciata al secondo posto. Tre quarti di scudetto preso lo scorso campionato alla penultima. Resurrezione definitivamente completata stavolta. Diciamo che, 3 anni e 2 mesi dopo, il Milan ha ufficialmente cancellato la macchia con cui l'Atalanta aveva sporcato la storia recente del club rossonero. Un Milan resuscitato sotto tutti gli aspetti, talmente sicuro di sé, coraggioso. Feroce e meravigliosamente sfacciato da aver cancellato dalla scena una diretta concorrente per la Champions. Una dea soffocata, come se i rossoneri le avessero legato un sacchetto di nylon al collo. Il diavolo è tornato padrone di se stesso, e quindi anche degli avversari, e trova la quarta vittoria di fila. Europa compresa. In questa stagione non c'era mai riuscito e soprattutto lo fa senza aver preso nemmeno un gol. Numeri da sogno, dopo un gennaio devastante. Numeri che restituiscono Pioli che celebra così la sua panchina numero 800, in carriera al secondo posto. A braccetto con l'Inter, e spediscono un Atalanta irriconoscibile a meno 6. Con gli scontri diretti a sfavore. I gol, un autorete di Musso su una prodezza di Hernandez nel primo tempo e uno scavetto sontuoso di Messias al tramonto del match. Il Milan stasera inaugurava la quarta maglia a tema pixel, ebbene, definizione perfetta. 161 giorni dopo, dunque, riecco Magic Mike Maignan. È una delle due novità rispetto all'11 di Monza. L'altra è il ritorno di Giroud con Origi riaccompagnato mestamente in panchina. Per il resto, tutto uguale. 3, 4, 2, 1 con Diaz e Leao a supporto del francese, Messias a destra. Krunic accanto a Tonali e Thiaw nuovamente al centro della difesa tra Kalulu e Tomori. Gasperini privo di Ateboer, Demiral, Pasalic e Zapata, che in difesa ha ritrovato Scalvini, Contoloi ed Insiti. In vigilia aveva invece il dubbio sull'impostazione dall'ombelico in su, tridente più aggressivo, Lookman o Ilund Boga, o schieramento più bilanciato con Ederson in mediana accanto a Derone e Koopmeiners dietro Lookman e Ilund. Buona la seconda. Ma buona non è esattamente la parola più appropriata. Non sappiamo se l'altra opzione avrebbe pagato di più. Ma questa senz'altro non ha prodotto utili. In realtà è stata tutta l'Atalanta a vestirsi così male da essere irriconoscibile per tutto il primo tempo. Annichilita, schiacciata, soffocata da un Milan tornato imperiosamente a quello dei tempi lussuosi. In questi casi è difficile stabilire dove inizio le colpe di uno e i meriti altrui. Ma ci sentiamo di sbilanciarci sulla seconda ipotesi, se la dea ha perso ogni potere è stato soprattutto a causa dell'atteggiamento rossonero. La mente del diavolo, dopo diversi indizi confortanti, si è liberata del tutto e ha sciolto definitivamente le gambe. Abbiamo rivisto interpretazioni di cui non avevamo quasi più memoria, come Hernandez regista e trequartista aggiunto. Ma soprattutto c'è stato un atteggiamento collettivo da squadra nuovamente convinta nei propri mezzi. Coraggiosa non solo nel giro palla, ma nel tentare la giocata. Il gol è assolutamente la prova regina del ritorno in scena del Milan, un tiro al volo da quasi 25 metri non lo provi se non hai la testa sgombra. Il dio del pallone ha provveduto nuovamente al resto, trasformando la schiena di Musso in una sponda decisiva dopo che la palla si era stampata sul palo. A Monza, su una dinamica simile, aveva invece salvato la porta rossonera con un doppio legno. Le stelle sanno anche essere buone, se le sai corteggiare con garbo e coraggio. Sì perché è un Milan in cui a parte qualche scelleratezza sotto porta di Leao, che spesso viene preso dalla voglia di strafare e che tra l'altro a Firenze sarà squalificato ha funzionato tutto, raddoppi. Pressione e recupero palla alto, fonti di gioco avversarie prosciugate alla nascita. E poi, i singoli. Un'altra prestazione mauscola di Thiaw, che ha chiuso Ilund in una cella di 1 per 1. Attenti Tonali e Krunic su Koopmeiners, Ederson e Deron, gigantesco Giroud in assistenza ai compagni e sulle sponde. Come in occasione del gol. Risultato, Maignan ha potuto godersi un rientro sereno. Ma la serenità evidente è stata soprattutto nell'atteggiamento dei compagni, che hanno dialogato con lui senza affanno. In termini di occasioni vere e proprie Atalanta non pervenuta nei primi 45, incapace di trovare sbocchi.
e Milan vicino al gol in altre due occasioni, Giroud 7, Leao 37. Anche perché chi arriva prima sulla palla e pure sulle seconde palle di solito mette se stesso nelle condizioni migliori. In realtà nella ripresa i bergamaschi hanno provato ad alzare un po' il baricentro. E per alcuni tratti ci sono riusciti, ma è poi mancata la lucidità dell'ultimo passaggio. Anche perché il Milan ha messo un'attenzione feroce nella fase difensiva. È pazzesco ripensare soltanto a un mese fa quando gli avversari entravano ovunque e in qualsiasi modo. Gasperini ha provato a inserire Boga, Ederson, e Muriel, Lookman, Leao e soprattutto Messi, hanno mancato il raddoppio da due passi. Ma la scena se l'è presa tutta l'ingresso di Ibrahimovic al minuto numero 74, ovazione e ritorno in campo 9 mesi dopo. Il match si è chiuso definitivamente a 4 giri di lancetta dal 90esimo. Quando Leao ha pescato Messias, che ha superato Musso con uno scavetto, facendosi perdonare l'errore precedente. È stata festa davvero per tutti in casa rossonera.